doveroso guardare innanzitutto ai padroni di casa, quindi alle autorità religiose. Un ringraziamento particolare a Don Luigi, a Padre Giancarlo, al coro per aver animato, appunto questa Santa Messa. Un saluto chiaramente va alle autorità civili e militari, in particolare ai nostri agenti della Polizia Municipale che scortano i gonfaloni della città, al nostro comandante della Polizia Municipale che tra l'altro credo che insieme al comandante Cefalo sia la prima festività di San Giorgio che vivono nella città di Campobasso. E un saluto chiaramente a tutti i fedeli qui presenti e ai cittadini tutti. Non basta uccidere il drago, non serve solo sconfiggere. Ora serve costruire presupposti nuovi e diversi per far ripartire in sicurezza la vita sociale e l'economica della nostra comunità. Serve avere cura, farsi carico e proteggersi a vicenda. Il giorno dedicato al nostro patrono San Giorgio ci ricorda che, al di là delle interpretazioni simboliche sulla sua figura, ciò che abbiamo sempre apprezzato di lui è la sua protezione, il suo spendersi per noi, che è andato ben oltre il momento del bisogno per continuare nel tempo. Per questo Campobasso, che da oltre un anno ha fronteggiato con tutte le sue forze la diffusione pandemica, sacrificando per giuste ragioni di sicurezza sanitaria momenti importanti della propria vita sociale ed economica, delle proprie tradizioni, della propria storia, la necessità di togliere la lancia dal ventre del drago per condividere una fase che va oltre le tante metafore di guerra dalle quali siamo stati assorbiti fino ad oggi. La pandemia è ancora presente, la determinazione e l'attenzione necessaria da parte di ognuno di noi nel non lasciare spazi di crescita deve essere ancora altissima e costante. Ma al contempo dobbiamo imparare a riutilizzare la fiducia per essere pronti ad affrontare l'impegnativo percorso della ripartenza che ci chiederà una responsabilità personale alta ed imprescindibile se davvero vogliamo il bene della nostra comunità. I campobassani hanno attraversato quest'annata senza perdere la rotta, pur passando, come tante altre comunità, in mezzo ad un alternarsi di sensazioni e periodi dettati dall'incidenza che i dati del virus hanno riversato sulle nuove abitudini di vita alle quali ci è stato chiesto di adeguarci. Il dolore e la sofferenza di chi ha perso i propri affetti a causa di questo virus farà per sempre parte di ciò che la nostra città e la nostra società saprà diventare. Non andrà disperso nessun ricordo personale o collettivo, perché il futuro non cancella ma preserva, soprattutto quando viene progettato e sostenuto dalle esperienze che ci hanno segnato. Con la campagna vaccinale in corso è ancora più importante che ognuno di noi diventi il protettore dell'altro, che si pensi alle misure da rispettare come una forma di tutela comune, utile alla salvaguardia della salute e anche della tenuta sociale. Come San Giorgio, sono chiamati ad avere cura e proteggere la nostra comunità con i nostri comportamenti, nel tempo e in prima persona. Buon San Giorgio a tutti.